Mi hai delusa, Edelgard. È indegno che una discendente degli Rulfu abbia osato tradire la Sacra Chiesa. Professore, uccidi Edelgard immediatamente. È un pericolo per tutto il Fodlan. Un cuore così ribelle non merita di battere ancora. Ho raggiunto il mio obiettivo. Mi ritiro. Arrivederci, professore. Se ci incontreremo di nuovo, sarà sul campo di battaglia. E questo che era? Vieni, Hubert. Per citare un famoso content creator, non ho capito. Fuggire è inutile, malvagia ragazza. La chiesa di Seiros muoverà tutto il suo esercito contro di te finché non sarai catturata e punita. Hai lordato il sacro sepolcro, disonorato la dea e umiliato i tuoi fratelli. Il tuo peccato non sarà mai cancellato, fino anche tu bruciassi nelle fiamme eterne e tutto il tuo sangue venisse versato al suolo della dea. Ok. Vieni, professore. Ritiriamoci per decidere la nostra prossima mossa. Non sono in relazioni amichevoli con la principessa imperiale, ma ho delle domande da porle. Edelgard ha detto che le pietre segno rappresentano il potere. Quindi ciò significa che sa come usarle. Quasi certamente conosce altri segreti del Fodlan. Appena le acque si calmano un po', Rea ci deve dire molto di più. Spero solo che non sia troppo tardi. Ho una strana sensazione. Come se si stesse scrivendo la storia, che ci attenda un'era di anarchia. Spero vivamente di sbagliarmi. Non... Ah! I get it! Okay. I capi della Chiesa hanno abusato della fede per raggiungere il loro vero obiettivo: dominare il mondo! Hanno ingannato il popolo del Podlan. In passato divisero l'impero per creare il regno, e poi divisero anche il regno per creare l'alleanza. Hanno fatto tutto per mettere zizzania tra la gente comune, creare instabilità e rinforzare la loro autorità. Hanno accumulato oro e vivono di eccessi. Come? Sfruttando la disperata devozione di coloro che sperano nella salvezza divina. Quegli ipocriti corrotti non possono portare pace nel Podlan. Il loro sistema di valori degenerato deve essere fatto a pezzi affinché la saggezza prevalga. E così, ho deciso. Per ordine dell'imperatrice Adrestiana Edelgard Borrefle, l'impero dichiara guerra alla chiesa di Seiros. That's a bit excessive. Non ci posso credere. Cerchiamo di comprendere l'attuale situazione, professore. Dopo il tuo ritorno dal Sacro Sepolcro, l'impero Adrestiano ha dichiarato guerra alla chiesa di Seiros, così come ai nostri alleati. Ha dichiarato guerra? Edelgard ha fatto abdicare suo padre e ha assunto lei stessa il titolo di imperatrice. Ha dichiarato che la chiesa di Seiros rappresenta un male per il nostro mondo e sta reclutando il popolo del Podlan per riuscire a distruggerla. Devo discutere la nostra risposta a tale dichiarazione con l'arcivescova quando i cavalieri torneranno dalla loro indagine. Fino ad allora proteggi gli studenti. Cerca di far mantenere loro la calma. Ma quindi Edelgard era discendente di Noobslayer 84? Ho saputo di quanto è successo, prof. La principessa... adesso è imperatrice. L'ha fatto davvero. I signori e i duchi del regno e dell'alleanza sono stati chiamati in causa e ora devono scegliere tra la chiesa e l'impero. Il germe di questo conflitto è sempre esistito. E adesso ci troviamo al centro di una guerra che spezzerà in due il Podlan. L'impero è avventato, ma non pensavo che si arrivasse a questo. Ma è potuto succedere? Spero che a casa mia stiano tutti bene. A casa la situazione sarà estremamente confusa. Mio fratello deve essere molto in pena per me. Let's calm the fuck down. Per sapere quello dovresti, credo, fare le aquile. È possibile. Hai assolutamente ragione, prof. Certo, molti di noi sono preoccupati per la situazione a casa, ma non possiamo fare altro che prepararci alla battaglia e muoverci con cautela. Ok, I guess. I see you don't have an empress hid at your beach. I'm not at the beach, this is a monastery.
You're safe now, your empress is here. Part one. Okay. White clouds. Lone moon. Wait a minute, you should go. Aren't you glad that there was here your empress to save you? I guess. Wait a minute, you should go. Riunito il popolo podlano contempla la bellezza della luna brillante mentre un altro anno volge al termine. Il ricordo di tristi addii e gioiosi ritrovi accompagna ciascuno nel proprio cammino dettato dal fato. Ogni giorno il tepore della primavera si fa più presente, ma una luna solitaria fluttua nel cielo, come silente promemoria dell'ineluttabile verità. Oh no, uno squalo nel monastero! Wait a minute, there's no shark in the monastery. Volevo farti i complimenti dell'ottimo doppiaggio che hai fatto con Miles Morales, ma volevo sapere una cosa, come l'hai doppiato il gioco? L'hai doppiato vedendo solo le onde vocali o vedendo proprio le scene delle cinematic? Solo le onde vocali, abbiamo doppiato pochissime scene in cinematic. Molte le abbiamo ricevute dopo aver registrato l'audio e abbiamo controllato che tutto funzionasse. Da questo momento in poi è in solo un mese per reclutare gli altri studenti alla casata. Ok. Imperdonabile. Non posso credere che l'impero adrestiano si voglia macchiare di azioni tanto vituperabili. Parla potabile, Rea. È colpa mia. Non mi sono accorto della malvagità nel cuore di Edelgard. Che è il cuore delle garde? È malvagia. Avete idee contrastanti al massimo. Ha tramato con degli sconosciuti dalle cattive intenzioni per promuovere le sue ambizioni e ha violato il sacro sepolcro. Se non è malvagità questa... No, non è tanto malvagità quanto menefreghismo. Ma forse le sue ambizioni sono ancora più grandi di quanto immaginiamo. Forse vuole demonizzare la chiesa di Seiros per farsi venerare come una dea. La Drestia deve il suo nome a un oracolo divino. Insultare la dea è un peccato gravissimo che non può essere perdonato né dimenticato. Dobbiamo fermare l'impero al più presto. Sono tornato, Rea. Bentornato, Samir. Sei riuscita a comprendere i movimenti dell'impero? Il loro esercito principale sta marciando verso il Garrekmak. Pare che si uniranno all'armata di Edelgard e arriveranno qui entro 2 settimane. 2 settimane? È troppo presto. Ma vedere poche cinematic non è sintomo di importanza di ciò che si doppia. Non nei videogiochi è abbastanza standard. Avremo bisogno di tutte le nostre risorse per preparare le difese in così poco tempo. Dobbiamo inviare un avvertimento a tutti i villaggi circostanti e dobbiamo evacuare il Garrekmak. Sarà fatto. Sarà fatto, padrone. Ascoltami bene, professore. Se il nemico invade il monastero, non avrò altra scelta e dovrò scendere in campo. Sei in campo, porca puttana! Vattene via! Ti voglio più vedere! Chi mi coglie questa citazione e non ha già il sub, glielo regalo. Se dovesse succedermi qualcosa, affido i miei compiti sacri nelle tue mani. Compiti sacri? Why me? Boris e... Plavzuka! Dito più veloce della chat. Che cazzo è? Che cazzo vai? Sei entrata in campo, porca puttana! Testa di cazzo di merda! Ma quindi la classe di Edelgard ce l'abbiamo contro? È una bella domanda che scopriremo. Compiti sacri... Padre nostro e dare la comunione. A questo punto dovresti aver capito qual è la tua vera identità. No? O forse dovrei dire che hai cominciato a recuperare la memoria. No? In tutti questi anni non ho fatto altro che agire come tuo rappresentante. Ma il dovere è solo tuo. Solo tu puoi guidare la gente del Podland. E no, anche qui di stirpe imperiale, no? Che palle. Anche qui capelli verdi stiamo per pegliare, dai, raga. Datemi tregua. Rea, dimmi tutto ciò che sai, ti prego. La dea progenitrice, vero? In un certo senso. Il nostro caro professore è un contenitore che porta dentro di sé il potere della dea progenitrice. Tuo padre è tuo padre. Tuo padre è tuo zio. Tuo padre è tutta la galassia. A tempo debito, il contenitore e il potere dal suo interno diverranno tutt'uno e la nostra dea progenitrice tornerà su questo mondo. Oh oh, quindi Tino fa puff?
Perché Edelgard a Petra? Non voglio che tu faccia male a Petra, nemmeno io vorrei fare del male a Petra. Capisco. Spero che tu sia consapevole della natura discutibile di questo esperimento, ma immagino che ormai sia troppo tardi per tornare indietro. Devo chiederti di aiutare il nostro amico, così aiuterai la dea. Io attendo e prego affinché giunga il momento in cui la nostra creatrice regnerà di nuovo su questa landa ribelle. Mi dispiace, ma non posso farlo. Non sono sicuro che sia la scelta giusta. Capisco. È un peccato. Nel senso che è un peccato mortale, se. Mio signore. Grazie, Sidious. Sì? Sì? Tanto mi piace quando si mette a dormire così. Allora, sostegno Claude con Shamir. Beh, almeno hai ben detta, sì. Ah! Mica male. Sei piuttosto abile. Samir, mi hai rivolto la parola. Che evento eccezionale. Dici? Non credo che tu sia venuta. Ah, ecco perché vedevo le emote di Gravier. Signore e signori, bentornati. Benvenuti sul mio canale Twitch e bentornati su Fire Emblem Treehouses. Grazie, Gravier. Grazie per il raid. Non credo che tu sia venuto da me per chiedere il mio aiuto. Sei per caso qui perché ho suscitato il tuo interesse? Non sopravvalutarti. Garrigarag, grazie per il sub per il terzo mese, benvenuto tra i Cavalieri di Bronzo. Salve Sires, è da un po' che ba non bazzicavo da qui, ma la trovo bene. Sì, bentornato. Torni oltretutto in un periodo abbastanza movimentato. Appena uscito Miles Morales, è qui. Crudeltà. Avresti potuto esitare un attimino di più prima di rispondere. L'ultima volta che abbiamo parlato ti chiedevi se questo posto facesse per te. E così te lo ricordi? Sì, credo che per ora io debba rimanere qui. Ho degli obiettivi da raggiungere, per far ciò non posso spostarmi da qui. Ma una volta fatto quel che devo, chi lo sa se rimarrò o meno. Potrei andarmene alla ricerca di un altro posto a cui appartenere. Questo vale per chiunque. Se sapessimo già cosa ci aspetta, la vita sarebbe tediosa. Il luogo a cui si sente di appartenere può cambiare in ogni momento. Appena ci si stabilisce in un nuovo posto, ci si comincia a chiedere se sia stata la scelta giusta. È vero, credo che provare nuove strade e cercare la propria via sia quel che ci caratterizza come esseri umani. In ogni caso, al momento sia tu che io abbiamo deciso di rimanere qui. Anche se si tratta solo di una coincidenza temporanea, dovremo apprezzare questo periodo fino all'ultimo. Cosa vorresti dire? Perché è molto fraintendibile quello che ha appena detto Claude. Solo che dovremmo sfruttare al meglio il tempo che possiamo passare insieme, dato che non sappiamo quanto durerà. Claude invece sta a prova con Shamir. Ragazzi. A cosa io sono del piano romano? Una volta finito, potrebbe non verificarsi più, dico bene? Ci stai forse provando con me? Devo ammettere che sei un tipo interessante. No! Mettilo via! Ignaz con Marianne! Ah, boh, Cloudcast. Ehi, Marianne, siete lì? Sì, posso aiutarvi? Avete un minuto? Ah, ecco. E allora, se non vi dispiace, mi fareste la grazia di seguirmi un momento? La vuole dipingere? Allora, vi serve qualcosa? Sì, ho una richiesta urgente. Ho fatto qualcosa di sbagliato. Oh no, non quello, davvero, non vi allarmate. Chiudete gli occhi, per favore. Così fai il trucco del cellulare. Ignazio, vuoi fare il trucco del cellulare? Ma come farò a sapere dove sto andando? Prendete la mia mano. Ecco. Ecco, proprio qui. Perfetto. Ora potete aprire gli occhi. Oh, la città è completamente inondata dalla luce del tramonto. Sì, non è meraviglioso? Tantissimo. La stavo ammirando prima e ho pensato che dovevo assolutamente mostrarvela. Ma perché proprio a me? Perché voi avete sempre lo sguardo basso.
Chissà quante cose belle vi sfuggono. Oh. Vedete, la cosa più bella di un paesaggio è il modo in cui cambia sempre, in base al tempo, all'ora del giorno, alla stagione. Per questo ogni panorama è unico e irripetibile. Se nessuno lo guarda, è perso. Avreste potuto godervelo da solo. Volevo condividere questa meraviglia della natura con voi. Vi ringrazio, io non so bene cosa dire. Non è un problema. Nemmeno io potrei esprimere a parole una tale bellezza. Il trucco del cellulare, Gabriel, il trucco del cellulare è... ti avvicina una tipa senza farti notare, le infili il pisello in tasca e le fa: oh, guarda che ti vibra il cellulare. Guardate e imprimete nella memoria. Spero che diventerà un bel ricordo. E magari ricordatevi anche che io ero con voi. Io lo farò. Davvero, lo ricorderò. Do not try this at home. Finiti i sostegni? Sì. Allora, salviamo, esploriamo e riempiamo di doni la gente. L'avanzata dell'esercito imperiale. Allora, Petra. Petra, eccoti qua. Io ho grande debito con Duca Gert di Impero. Lui è il ministro di affari con stranieri. Lui è amico di Edelgard. Lui è il suo fianco. Che devo fare io? Un dono. Facciamo questo finché non troviamo qualcosa che è suo. Nick, un attimo, prima voglio assicurarmi che con lei sono ancora a rango C. Non credo di essere di poter reclutarla. Al massimo posso chiedere di darmi una mano per il mese a venire, per tenerla in salvo. Offri un dono. Ma è un garofano? Vuole una spada cerimoniale? Non gli è piaciuta tanto. Una piuma di gufo? Vuoi della carne affumicata? Ok. Andiamo al mercato prima. Andiamo a comprare roba. Sick less. Armi belle. Tino. Lo spadino. Armi, pesce freschi, pesca stamattina. Ok, forgia. Tino, niente. Niente, non ne vale la pena. Lascio d'argento più, mi pare un po' esagerazione. Scure. C'è Woods. Acciaio. No, direi una scura più. Più probabilità di colpire. Danni ce li mettiamo noi. Lancia letale più. Yes. Lancia Bernadetta? Non possiamo. Frangicotta più. Ma sì. Non ne vale la pena in realtà. Spada folgore. Non possiamo. Spada d'argento. Pietra levicante. Aumenta solo la potenza di un punto. Non ne vale la pena.
That is interesting. Arco letale. Sì. Perché lei è una donna e parla con la voce di un uomo? Vabbè. Battaglioni! No, dobbiamo andare dal mercante. Salve. Vendi. Rifornimenti. Ovo! Thank you. Ora andiamo da qua, da voi, dei mercanti. Una Verona, compra. Serve dei regali, guardi. Momento floreale, dolcino al forno. Carne affumicata. Orsacchiotto corazzato. Stivali da colazione. Ornamento floreale. Un affiatoio, boh. Casino da pesca, perine preziose, coltello da cazza, pietra cote, ferma capelli eleganza. Stiamo finendo i soldi, molto bene. Ok, ora, Ignaz, vecchio mio. Sapete, professore, sono contento di essere venuto qui all'Accademia Ufficiali. Qui mi sento accettato. Ho imparato così tanto, sono davvero sorpreso di quanto sono cresciuto. Perciò non lascerò che distruggano l'Accademia. Per me è importante e la proteggerò. Non fare pazzie. Cercherò di mantenere il sangue freddo, ma non mi tirerò indietro. Non voglio avere rimpianti. Ah, come in Keshiro. Vinceremo, professore. Andiamo qui. Benedetta Ingrid! Ma qui non si fa didattica a distanza, no. Purtroppo no. È stata vietata dalle scritture della Divina Sotis. O così dice l'Edirea. Benedetta, professore, cosa significa per noi essere in guerra con Edelgard? E perché mai lei desidera una cosa del genere? Non lo so. Sì, credo che dovremmo chiederlo a lei. Mi sa che va sempre a finire così. Solo dopo aver combinato qualcosa ci accorgiamo che non si può più tornare indietro. Dodo. Vediamo se adepi il coso. Un affiatoio. Oh, grazie infinite. Oh, Ingrid? E così l'imperatore della fiamma era Edelgard. Il rapimento di Plain, l'assassinio di Geralt, i disordini al villaggio di Remir. Sia che lei fosse o meno la mente dietro a tutto questo, ciò che è certo è che ne era coinvolta. E nonostante tutto è riuscita a non farsi mai scoprire durante il tempo passato all'Accademia Ufficiali. Ti va? Capitata al momento giusto, volevo chiedervi una cosa. Posso entrare a far parte della vostra classe? Ci sono molte cose che vorrei imparare da voi. Essere in un'altra classe non mi semplifica la cosa. Puoi unirti alla mia classe. Vi ringrazio, non vedo l'ora di iniziare a seguire le vostre lezioni. Ce la metterò tutta, grazie per l'opportunità. Diamoti delle lance serie, per favore. Falcetto. Potenza 10. Potenza 6, vai, invia. Lancia d'acciaio 9, 75. C'è 100 una bestia. Ma direi che attiviamo il falcetto e la lancia d'acciaio la mandiamo a fanculo. Abilità. C'è Catherine che ha imparato critico più 10%. Ma pugni, scambia. Qualcun altro aveva preso qualcosa di figo, tipo a spezzarco. Vabbè, per ora non possiamo usare la magia fede, se non ricordo male. No, possiamo. Noi la stiamo continuando a usare.
Lo so. Quindi direi PSV, piccina se l'unità inizia lo scontro, tiene magia più 6. Permetti di eseguire un attacco doppio prima della... Vai, via. Lui è tutto, Cavaliere Viverna. Allora, poi, mosse speciali. Pare che qualcuno abbia imparato qualcosa di figo, di nuovo. Attacco con orgoglio impedisce al nemico di muoversi. Ah, però è figo questo. Tiro effettato, potenza più 1, potenza più 6, colpire più 0, colpo più 30%, più 15%. Vai, direi. Spaccasella al posto di tiro effettato, cioè abbiamo il tiro letale. Tiro effettato è superfluo. Colpo dadi e contraerea. Sono attacchi di spada che non ci servono con Ingrid. Allora, classe. Andiamo Ingrid. Ah, è già lì. Già intermedia. Ma noi dovremmo farle fare l'esame allora. Ah, spaccasella è per le lance? Ah, ecco perché mi sembrava strano. Bernadetta? È vero. Ecco perché non mi tornava l'agitata 1. Grazie, mi ero distratto. Ok. Petra, andiamo a riempirla di regali, sperando che il sostegno poi ci salga. Che per ora con Petra il sostegno è basso. Sì. Shit. Ho sbagliato, non volevo reclutare. Offri un dono. Mangia. Carne affumicata, che ti piace mangiare. Preso d'allenamento, te. Coltello da caccia, te. Pietra cote, sì. Denaro. Adesso sesso. Quando vuoi. Tino con Petra. Siamo lontanissimi. Dovrei attendere un po' prima di poter rafforzare questo legame. E allora, Petra, ti chiedo aiuto. Va bene. Poi. Dormi, refettorio. Ho visto un oggettino. Te dei santi. Qui ci sono Linard e... Ho sentito dire che i territori dell'Alleanza saranno in pericolo se non ci liberiamo di quei balordi dell'impero. Se l'Alleanza è in pericolo, significa che anche mia sorella lo è. Non posso assolutamente permetterlo. Non importa quanti uomini ci lanceranno contro, li sconfiggerò tutti. Questi muscoli non sono solo per bellezza, ci siamo capiti? Ma prima devo trovare qualcosa da mangiare. Già. Dittico consunto, molto zelante nello studio. È risaputo che i nobili più potenti dell'impero, incluso mio padre, portarono via il potere al precedente imperatore. Non credevo che la principessa imperiale sarebbe ascesa al trono così facilmente. Tuttavia, sembra che sia mio padre che il padre di Caspar sostengano Edelgard. Avere sia il ministro degli affari interni che quello degli affari militari dalla sua parte assicura il controllo totale sull'esercito e sulle finanze imperiali. Devono essersi preparati a lungo senza che nessuno se ne accorgesse. E che non capisco. Ferdinand! Tre delle sei più grandi famiglie nobili dell'impero hanno dichiarato il loro supporto a Edelgard. Per quanto riguarda le altre tre, Lord Vestra è stato assassinato e gli succederà suo figlio Hubert. Il padre di Bernadetta, il conte Varley, è agli arresti domiciliari e sua moglie sostiene Edelgard.
e mio padre è stato rimosso dal ruolo di primo ministro. Di conseguenza, il casato degli Aegir ha perso potere e terre. Abbiamo perso tutto. Io cosa posso fare? Puoi unirti a me? E allora vaffanculo. Allora muori. Che vuoi che ti dica? Muori nella tua guerra. Oggi c'è il torneo di lancio intermedio, sei! Divertiti, Leoni. Non è cittare, solo che Leoni è più forte. Siete seghe. Ma solo fantini ci sono, non ci sono i personaggi delle altre classi. Cavaliere Pegaso. Vabbè, recuperiamo i PS. Muori. Ferdinand ingiustamente diseredeto. Amore mio? Se solo potessi tornare indietro di un mese e strangolarmi per punirmi della mia stupidità. Adesso si viene a sapere che Edelgard è l'imperatore della fiamma, nonché la nuova imperatrice adrestiana. Sta attaccando il monastero con tutta la forza dell'armata imperiale alle sue spalle. Dobbiamo sconfiggerla facendo il suo stesso gioco, per il nostro bene e per quello di Lady Rhea. Dono. E non sia qualcosa di tuo in tutto ciò. Non ho un cazzo di tuo. Bene. Quanta roba di Catherine che avevo trovato. Dobbiamo aspettare ancora. E ti riempio di doni. Insisti pure. Oh no, non gliene frega un cazzo. Non ti scordare di me. Anemone. Mughetto. Un mughetto. Un mughetto. Un mughetto. Dai, ma cioè, adesso sostegno. Ci sarà, Dio santo. Non ancora. Non ce l'ho la piuma di gufo, l'avevo già usata. Non ce l'ho più la piuma di gufo. Ho le carpe, se volete. È grande. Prova a dare a Petra tutti i doni che hai, dovrebbero tranquillamente bastare per raggiungere il grado B. A quel punto puoi andare
Spero che ti chieda di unirsi a te, già che ci sei, prova a reclutare Dorotea e Felix. Dovresti essere in grado di farlo subito senza investimenti particolari. È carino averli intorno anche se non li vuoi usare. Vediamo. Pensavo che a questo punto saremmo stati tutti impegnati con gli incarichi e i preparativi per il diploma, invece, ora che le cose stanno così, credo che non ci sia altro da fare che combattere. Oh, Caspar! Di solito non ho nessun problema a scendere in battaglia, ma è strano combattere contro mio padre. Non siamo particolarmente vicini, ma non è un avversario che vorrei affrontare. Preferirei combattere contro un mostro. Spero che non sia nel gruppo che viene dall'attacco del Garrakmak. Vuoi venire con me? Ehi, professore, siete in cerca di guai? No? Ma come vi pare? Forza ai pugni! Quella ragazza sta dando inizio a una guerra vera e propria, dico bene? Un nemico è un nemico, non importa chi esso sia. Non lasciatevi ostacolare dalla compassione che provate per lei. Freddo, eh? La gente dice che siete in gamba. Certo, se potessi unirmi alla vostra classe potrei osservare le vostre abilità più da vicino. Puoi unirti alla mia classe, Felix. Mi trasferirono alla vostra classe. Se... Abbiamo anche Felix. E andremo avanti con la storia per aumentare il sostegno. Professore, cosa succede? È successo il mese scorso. Non riesco a stare al passo con gli eventi. Edelgard è l'imperatrice. Gli ha dichiarato guerra alla Chiesa. Adesso siamo in guerra. Ma che sta succedendo? Non ci capisco niente. Cosa devo fare? Non mi è ancora chiaro perché Edelgard sia andata Coco for Coco Pops. She's in love with the Coco. Edelgard è diventata imperatrice e ha formato un'armata, eh? Chi l'avrebbe mai detto? Voglio dire, sì, certo, sapevo che prima o poi sarebbe diventata imperatrice, ma più ci penso, più mi stupisco. Mi chiedo chi vincerà. Tra noi e lei? Ma pensate che sarebbe una buona cosa se Edelgard vincesse? Vuoi unirti a me? Stavo pensando, sarebbe carino unirsi alla vostra classe. Non è che stia male qui, però magari, stando con voi, potrei imparare ancora di più. Siete quel tipo di ragazzo che riceve l'attenzione di tutte le ragazze. Puoi unirti alla mia classe. Non vedo l'ora di trascorrere un po' di tempo con voi. Sono già impegnato. I'm in love with the cucco. Non possiamo accettare l'aggressione dell'impero, ma se vogliamo attaccarli adesso dobbiamo essere realisti e valutare bene la possibilità di vittoria. Ovviamente combatterò l'armata imperiale con tutto me stesso, fin quando ne avrò forza. Ma le terre del casato dei Gloucester confinano con i possedimenti dell'impero. Procediamo con cautela. Beh. Ciao Jerry, grazie mille. Grazie davvero. Le cose devono essere molto caotiche adesso nel Fergus. Mio padre sarà fuori di sé. Capisco, perché Edelgard si è inimicata ai nobili? Per sostenere i suoi ideali? Ideali in cui lei crede così tanto da essere disposta a scatenarci sopra una guerra? Devono essere dei poco elevatissimi. Sto facendo un party, vuoi venire? Come, professore? Avete bisogno di me? Veramente no. Ascoltate, c'è una tipa che mi aspetta, anzi due, e non sono l'una del... possiamo parlarne un'altra volta? Ma vaffanculo, con questa uscita per me tu puoi andare a morire nella guerra. Quando l'armata imperiale raggiungerà il monastero non potremo far altro che combattere. Cosa ne sarà di noi? Andrà tutto bene. Vi credo, con i cavalieri dalla nostra parte e soprattutto con voi, professore, so che ce la possiamo fare. Vuoi unirti? Mi state invitando a unirmi alla vostra classe? Sono lusingato, davvero, ma ho ancora tanto da imparare. Ok, carisma e lancia. Tu invece? Magia e fede. Ok, e io ci ho provato, raga. Ma perché la zeppola? Non te lo ricordi il primo film con Muccino? Che si chiamava proprio Che ne sarà di noi? Solo quando ancora Muccino aveva il difetto di pronuncia e aveva detto Che ne sarà di noi? Hilda, professore, forse è facile parlare così adesso, ma sono molto felice di far parte dell'alleanza. Non avrei mai immaginato che Edelgard fosse così spaventosa. E Dimitri sembra totalmente cambiato. Non mi inginocchierei di fronte a nessuno di loro. E che ne pensi di Claude? Beh, almeno non lo odio. Certo, non prende mai le cose sul serio, ma ho la sensazione che si possa sempre contare su di lui. Se siamo costretti a proteggere questo posto, il nostro futuro si prospetta comunque molto buio.
Ok. Dudu! Sua Altezza vuole la testa di Edelgard. A me basta questo come ragione per scendere in campo. A te sta bene così? L'odio del mio signore è il mio odio. Qualsiasi altro sentimento è del tutto irrilevante. Guardate come si è incazzato Dudu! E se Edelgard è in qualsiasi modo responsabile della tragedia del Duskur, io non posso certo ignorarlo. Se così è, lei è il mio nemico. Non ha tutti i torti, eh. Gilbert. Ci sono sempre state piccole lotte di potere, ma erano secoli che l'intero Fodland non veniva coinvolto in una guerra. Non pensavo che saremmo arrivati a questo punto. Mi sento come se non fossi al posto giusto. Qui non posso proteggere ciò che dovrei. Professore, se sopravvivo a questa guerra, meglio tornare alla mia terra, la terra del mio re. Ok. Shamir, siamo in vantaggio. Non so se riusciremo a tenere testa alla nuova imperatrice. È riuscita a mettere insieme un'armata di quelle dimensioni sotto il nostro naso. Per quanto ci impegniamo nella lotta, non credo che la nostra possibilità di vincere superi il 50%. Il nemico ha troppi vantaggi. Dobbiamo prepararci con prudenza. È donna. Mi chiedo ancora come non abbiano fatto scoprire che Dudu abbia in realtà 50 anni. Dudu ha in realtà 50 anni. È ripetente, questo lo immaginavo, ma... Non ho un cazzo di Shamir. Oh, dai di dosso. Cyril, dietro l'angolo. It's no. Oggetto. Un astuccio con un ricamo a forma di riccio, forse una donna aristocratica. Micio. Ripetente come Michael, sì. Il mio compito è proteggere Lidia. Lo devo fare. E lo devo fare al meglio che posso. E se ciò significa morire per lei, allora lo farò. Edelgard ha trattato Lidia come se lei fosse cattiva. Come ha potuto? È sempre stata buona con tutti. Riesco proprio a capirlo. Poi no. Leone e Claude. Another one. Yo Claude. L'impero si sta muovendo velocemente. Edelgard deve avere preparato a lungo il suo piano. Se ci pensi, deve aver cominciato a pianificare tutto questo perfino da prima che tu ottenessi la spada della creazione. Naturalmente è sempre stato un passo avanti a noi. Noi pensavamo al ballo, alla battaglia dell'aquila e del leone e a tutto il resto. Tuttavia mi rifiuto di soccombere così. Perciò facciamo qualcosa. Che ne dici? Siamo noi due, prof. Tu ed io. Ce la possiamo fare. Ok? Ma il piantone, giusto? Dobbiamo andare ancora dal piantone. Come facevi a sapere che mi piace? C'è sto senso. Sai, ormai ci conosciamo piuttosto bene. In realtà io mi immagino veramente Tino che apre un enorme saccone tipo Vukumbra e fa, c'è qualcosa di tuo? Allo? Oh. Leoni, cosa sta cercando di ottenere Edelgard? Vuole così tanto distruggere la chiesa che è disposta ad affrontare chiunque non la pensi come lei? Non capisco. I suoi ideali sono in conflitto con i tuoi. Non riesco a credere che abbia iniziato una guerra per questo.
Per non parlare delle tattiche crudeli che usa per ottenere ciò che vuole. È una guerra di ideali, Leoni, non è un duello cortese. E se anche la morte del capitano Gerard fosse parte del suo piano? Non morite anche voi, professore. Il capitano Gerard non ve lo perdonerebbe mai. Sì, esatto, Tartoni. Vabbè, con lei vado un po' più... Sole dello Zurang. Oh no, Tino si sta glitchando. Come osano minacciare la dea? Un atto tanto vile non può essere perdonato. Non dovete preoccuparvi, ve lo assicuro. Il giudizio divino ricadrà implacabile su di loro. In passato la dea si adirò con simili pazzi insolenti e li bruciò vivi nell'Ailel. Ok. Ok. Non ho parola per gli studenti qui all'Accademia Ufficiali. Questi stolti hanno usato il potere del loro segno e la loro posizione nobiliare come scusa per saltare gli allenamenti. Dovresti invitarli ad allenarsi con te. Yeah. Oh, Dimitri. Avrò la testa di quella ragazza. Aspetta e vedrai. Oh, Homelander. La ucciderò. Dimitri non è molto di buon umore. Mercedes, non abbiamo altra scelta che combattere, giusto? Ma perché Edelgard ha voluto fare una cosa del genere? Sono certa che andrà tutto bene, professore. La dea ci proteggerà. Sono Ed, Nick. Vuoi venire con me? Ok, no, nessun problema. Non ci sono molti spadaccini. Riusciremo davvero a sconfiggere una persona in grado di girare le spalle al mondo per portare avanti i propri ideali? O far girare le palle al mondo, Marianne? Ho passato tutta la mia vita nel terrore e ora... Non vinceremo senza di te, Marianne. Avete ragione, basta scappare. Lotterò con tutte le mie forze. Brava! È molto carina, Flay. Professore, sta scoppiando di nuovo la guerra, vero? Di nuovo? Voglio provare a fermarla, se possibile. Che nobili intenzioni. Credi si possa fare qualcosa? Come possiamo agire? Spero che non sarebbe mai più... Speravo che non sarebbe più scoppiata un'altra guerra. Non possiamo fare altro che combattere. Non è detto, proviamo a parlare con Edelgard, vediamo se riusciamo a trovare la soluzione. Ma sempre 1300, non mi sarebbe mai sti cazzo di punteggio di fama, porco. Piantone, piantone. Vince ha scoperto che Edelgard è una plebea. I miei omaggi, professore, ho qualcosa da riferire. Non ve l'aspettavate, vero? Quanto pare questa è la prima volta che il Garrick Mac viene invaso dall'inizio della sua storia, che risale a ben 995 anni fa. Il mio compito è proteggere questo ingresso. E se arrivassero i nemici, non li lascerei mai entrare. Spero che sopravviveremo entrambi. Battiamoci con tutte le nostre forze e preghiamo di uscirne vincitori. Che sguardo dolce che ha il piantone. La mia biblioteca. Ah, qui non c'è nessuno, vero? La mia biblioteca dell'Istea. Grazie mille, Frank. Allora la vera identità dell'imperatore della fiamma era Edelgard. E controllava lei quegli esseri strani. L'armata imperiale potrebbe usare metodi ancora più spaventosi di quanto pensiamo. Dovete essere prudente, professore. Qualsiasi distrazione potrebbe esserci fatale. Tranquilla, Lisitea, andrà tutto bene. Vuoi una meridiana? Vuoi una meridiana? Potevano arrivare a 1000.
E il fatto è che non penso che Edelgard abbia detto attacchiamo il Garrek Mak adesso. Ma signora, tra 5 anni fanno 1000 anni, è più memorabile. Va bene, allora aspetteremo altri 5 anni. Oh, profumo. Ok, ciao. Uè, Peso. Come stai, professore? Ci sono novità? Con l'armata imperiale che si avvicina, mi rammarico molto di non poter più conservare con la calma di un tempo. Conversare, non conservare. Grazie al cielo tu godi della protezione divina della Dea. E ascolto le sue parole. Non sento nulla. Ti prego, non dire queste cose tristi. Sono certa che udirai presto la sua voce. Che la voce della Dea possa raggiungerti. Su, dici tu. Si può sposare il piantone? Non credo. Non è qui. Qui c'è Marianne? Cioè, ah no, ce l'ho. Non riesco ancora a crederci. Edelgard era coinvolto nell'uccisione del capitano. Beh, forse non ha senso rivagare il passato. Il mio compito adesso è prepararmi per la battaglia. Contiamo sulla vostra forza, professore. Distruggerete i nostri nemici. Io conto su di voi. Capitano, spero che ci stiate guardando. Ci penseremo noi a proteggere il Garrek Mak. Tino, se ti chiedono se tu riesci a sentire la Dea, tu gli devi dire di sì. The Sacred Sepulchre custodiva molte pietre signs. Questa è la first time che sento di pietre sign celate in un luogo del genere. La cosa mi interessa di più è conoscere l'obiettivo dell'Empire. Perché la sua armata vuole le pietre sign? Sì, sono powerful, tuttavia devo riflettere. Le pietre sign hanno un ruolo centrale negli eventi della Tower of Conand e della Cappella. E evidentemente hanno transformed in beast demoniache i traitors e i loro prisoners. Sarà questo il loro objective? È possibile che la armata Imperial intenda utilizzare le pietre sign per creare mostri demoniaci? Io sì, ma io sto traducendo male apposta, Tommy. Sto traducendo tutto a cazzo di cane. Manca Manuela, che però è qua. La mente dietro gli attacchi del monastero era Edelgard. Incredibile. Non può essere così semplice, vero? Sicuramente ci sono altri gruppi e altri territori coinvolti in questo caos. E mi fermo qui. La politica non è certo il mio forte. Sono preoccupata per la mia vecchia compagna teatrale dell'opera. Mi chiedo cosa stia succedendo adesso nella capitale. Spero siano sani e salvi. Oh, Manuela. Andiamo a parlare con quel pesone di Seth. Seth, cosa ci va in camera di mio padre? Dobbiamo proteggere il Garrek Mak. Profanare il sacro sepolcro è stato un sacrilegio. Non permetterò che avvenga di nuovo. L'arcivescovo ti ha già affidato un nuovo compito. Dimostra di esserne all'altezza. Raccogli informazioni su Erre, ti provo a chiedere a un cavaliere di Seiros. Ok.